Ad ogni inizio anno l'industria dei videogames parte con una certa gradualità, mantenendo una calma a velocità di crociera a gennaio, per poi accelerare bruscamente nei due mesi successivi. Ci sono ovviamente state delle annate atipiche in passato da questo punto di vista, ma non è il caso del 2013, che nel mese appena cominciato ha già deciso di mettere la quarta con alcuni dei titoli più attesi dei gamer. Ecco cosa ci aspetta. Il primo giorno di febbraio renderà downloadabile su PSN uno dei migliori JRPG a cui abbiamo mai avuto il piacere di giocare. Si tratta di Ni no Kuni, splendida opera dei Level 5 dotata di una profondità invidiabile e di un comparto artistico magnifico grazie all'attenta supervisione di Studio Ghibli. Per chi preferisce atmosfere meno sognanti arriva invece la Hitman HD Trilogy, cavalcando l'onda del successo di Absolution. Un'ottima raccolta per chi vuole rivivere alcuni dei migliori capitoli della saga dell'Agente 47. Il 5 febbraio, se i pianeti saranno allineati a dovere, Dragonborn arriverà finalmente su PC. L'espansione è prevista questo mese anche per PlayStation 3, seguita quasi subito dall'arrivo di Dawnguard. Possessore di console Sony, preparate gli altarini sacrificali, che forse è la volta buona. Uno dei titoli più attesi dell'anno spunterà nei negozi l'8 febbraio. Parliamo di Dead Space 3, ultimo capitolo della terrificante serie targata Visceral Games. Noi lo stiamo giocando da qualche giorno, quindi aspettatevi una recensione esaustiva a breve. Per gli amanti dei manga games e dei musou arriva poi il seguito di Fist of the North Star, Ken's Rage, promettendo di ripercorrere tutti, ma proprio tutti, gli eventi dell'opera di Buronson e Tetsuo Hara. Anybody in their right mind would hop the next transport home. Let's get control of this. Tornano i ragazzi di Gearbox Software con un titolo molto atteso dai fan degli xenomorfi. Alien Colonial Marines è un FPS dalla grande atmosfera, chiaramente pensato per omaggiare e rispettare il materiale su cui si basa e catturare i fan degli sparatutto con il suo gameplay ricco di tensione. If it's not moving, kill it again. The best-selling award-winning game is back. Welcome to Scribblenauts Unlimited. Scriviti sarà dato, ma questa volta in alta definizione. Approda su Wii U Scribblenauts Unlimited, versione potenziata di una delle IP più originali degli ultimi anni, con tanto di editor di oggetti e multiplayer. Ashes of the innocent. An empire fed only by war and death. Una giornata infarcita di progetti minori, la cui nota alta è l'atteso DLC per Assassin's Creed 3 chiamato La tirannia di Re Washington. Siamo curiosi di vivere questa versione alternativa della storia americana. Per chi però non è interessato a rivestire i panni di Connor, questo dovrebbe essere il giorno di uscita di Serious Sam Double D XXL, sgangheratissimo shooter a scorrimento, e di Blood Knights, action GDR di stampo classico sviluppato da Deck13. Raiden si fa strada a colpi di katana nelle case con Metal Gear Rising Revengeance, un action game che potrebbe tranquillamente già competere per la corona di titolo più tarro ed esagerato mai creato prima ancora di uscire. Le botte non finiscono grazie all'arrivo di Dynasty Warriors 7 Empires, tra le uscite più attese per gli amanti del genere Musou. Questa sarà una giornatona anche per gli amanti dei JRPG su portatile, con la comparsa di Persona 4 Golden per PS Vita, già da molti considerato uno dei titoli migliori per la portatile di Sony, e di Shin Megami Tensei Devil Survivor Overclocked, remake dell'ottimo capitolo della saga per Nintendo 3DS. Ultima uscita del giorno, ma di certo non per importanza, è Crysis 3, attesissimo sparatutto di Crytek che promette di offrire un comparto tecnico stratosferico accompagnato da una campagna appassionante e dal solito gameplay ragionato del marchio.
il mese si chiude con un'espansione standalone per Might & Magic Heroes 6 di nome Ombre nell'Oscurità e con uno dei più promettenti giochi per Wii U, Rayman Legends. Coloratissimo e curato in modo maniacale, il lavoro di Ubisoft potrebbe essere uno dei migliori motivi per possedere la console della grande N.